Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questo è il nostro reparto di stampaggio silicone liquido. All'interno ci sono circa 50 linee di produzione. Siamo energivori, abbiamo un consumo nel gruppo di circa 70 giga. Per noi è molto importante il tema dell'energia. Sull'energia la manovra è stata leggermente un po' debole, nella sostanza che oggi noi abbiamo la possibilità di recuperare i crediti d'imposta fino a marzo, ma noi necessitiamo chiaramente anche di un price cap. Si immagina sempre che la produzione elettronica sia delegata all'estero. Questo è un esempio nel Comasco, una ditta che produce elettronica di alto livello. Le azioni che sono state messe in campo dal governo, dal nostro punto di vista, sono insufficienti perché guardano solamente nel breve periodo. Anche la misura per cui viene incentivata l'introduzione di ragazzi o signore fino a 35 anni è una misura che, per quanto mi riguarda, è insufficiente. Il fatto che si sia puntato, diciamo, sulla flat tax, molte maestranze, quindi parte integrante dell'azienda, potrebbero compiere, diciamo, delle scelte e quindi diventino partite IVA e quindi non lavorano ovviamente solo per la stessa azienda ma per più aziende e si perdono delle competenze che attualmente abbiamo al nostro interno. Il taglio del cuneo fiscale lo consideriamo un buon punto di partenza. È stato fatto qualcosa, è un percepito molto basso, però è un qualche cosa in più che in questo momento aiuta sicuramente le persone. Avrei preferito che all'interno della manovra di bilancio fossero contenuti dei sistemi di rilancio del Piano Nazionale Industria 4.0. Diciamo che non si prende un'insufficienza, ma non si prende neanche una lode, quindi direi che è un buon punto di partenza. Intorno a 6,5 è un voto che ci sentiamo di poter dare a questa prima manovra di bilancio. Allora, senatrice Mieli, comunque sarà una sufficienza. Una sufficienza striminzita, ma è pur sempre una sufficienza. Un 6,5 non si rifiuta mai. No. Guardi, io... Cosa manca secondo lei per convincere chi produce? Ma intanto è stata vista sulla carta. Io aspetterei di vedere i fatti, cioè, di questa manovra. Siamo al governo da 6 settimane, non di più. La Meloni ha fatto il giro del mondo, ha incontrato...